Si è svolto venerdì 24 giugno a Botricello il premio Marina del Marchese ideato da Massimo Brescia. Il premio Marina del Marchese è andato quest'anno a Raffaele Vrenna, presidente del Crotone che ha raggiunto la Serie A. Per la sezione allenatori è stato premiato Domenico Toscano, tecnico calabrese ex Cosenza che guiderà nella prossima stagione l'Avellino. Riconoscimento a Maurizio Inzerdà per la sezione giornalismo e a Tato Sabbadini, ex calciatore del Catanzaro, per la sezione calciatori. Sì, si parte per questa nuova avventura, speriamo che sia piena di soddisfazioni. Si parte con tanto entusiasmo dove ci sono i presupposti per fare un buon lavoro. Siamo felici di stare in questa atmosfera veramente bella, familiare. Vi ringrazio dell'invito perché veramente ho incontrato vecchi amici, vecchi compagni di squadra, persone che sono legate affettivamente. L'importante è saper programmare, saper fare le scelte giuste. Io quest'anno, negli 8 mesi di inattività forzata che ho avuto, ho cercato di capire per esempio il fenomeno Crotone. Per me hanno fatto delle cose straordinarie. È un esempio da seguire per come si possono costruire dei sogni o delle cose irrealizzabili. Vabbè, certo, io quando sono venuto, ero venuto appunto a festeggiare la promozione del Catanzaro nel 77 col Milan, e poi eravamo a Copanello e quindi ero rimasto incantato dal mare, perché io sono un amante del mare proprio. E quindi poi un'altra cosa, mi sono messo a suonare la chitarra lì a Hai Copanello. inventato tu qualcosa? Io avevo ancora un anno di contratto col Milan, però a quel punto lì avevo anche un po' bisticciato col direttore sportivo, che non andavamo molto d'accordo, e ho fatto una scelta di vita e ho detto: me ne vado a Catanzaro, totalmente dall'altra parte dell'Italia, c'è il mare bello e mi godo il mare, ho detto. Ho conosciuto Lucia, è stato un colpo di fulmine e siamo insieme ancora da 35-36 anni praticamente.